Bene, vediamo come realizzare l'origami boomerang. Per fare l'origami boomerang si parte da un foglio di carta A4. Prendiamo il foglio di carta A4, lo dividiamo a metà, lo pieghiamo ancora di nuovo a metà per l'altro lato. Fatto un paio di volte questo, sarà facile prendere il foglio e tagliarlo così, seguendo la linea che abbiamo fatto. Mi raccomando, devi fare la linea più volte. Fatto questo, prendiamo il foglio di carta e lo pieghiamo così a metà. Piegato a metà il foglio, andiamo a piegare di nuovo a metà, così. Perfetto. E la stessa cosa la andiamo a fare anche dall'altro lato. Bene. E in questo modo abbiamo fatto la metà della metà. Fatto questo, ok? Prendiamo e pieghiamo ancora una volta a metà. Vediamo avanti, vediamo dietro, prendiamo la punta qua dove è chiuso e non dove fu aperto, qua dove è chiuso, e facciamo questa piegatura che conosciamo oramai bene dopo tutti gli eri che abbiamo fatto qua su YouTube. Fatta questa piega, andiamo ad aprire. Attenzione a quello che faccio, apro solo uno dei due e faccio attenzione a questa linea qui, la ripiego al contrario, vedi? Questa mi interessa, solo questa linea. Quindi a questo punto io vado a prendere questa linea e la tiro fuori così fino ad ottenere un triangolino. Vediamo anche da sotto, guarda cosa ho fatto, avevo questa linea, la prendo e me la prendo in mano così. Ora la porto lungo il bordo e gli do la giusta forma. Vediamo da sotto, già il nostro boomerang ha praticamente preso forma. La pieghiamo da una parte e dall'altra. Ora, questa parte qua andrà dentro questo lettino, quindi questa parte si abbassa e entra tutta nel lettino, così, ok, tutta nel lettino, e qui pieghiamo, sì, a questo punto questa parte qua entrerà qua dentro e poi verrà mangiata di nuovo. Quindi cosa facciamo? Qui ci tiriamo su. Ok, questa lo tiriamo per richiudere, perché questo va richiuso. Mettiamo il dito qui, ok? A questo punto si crea la stanzetta giusta per questo, vedi? Qui chiudo, metto giù questo e tiro su. Abbiamo creato il boomerang. Ci stanno altri modi di piegare il boomerang, ma questo modo che ti ho mostrato io ha il grandissimo vantaggio di avere le due parti aerodinamiche chiuse qua, mentre nei modi che puoi trovare su YouTube in altri modi ne trovi una parte così e l'altra parte così. Invece no, perché da questo verso qua è da così che si lancia il boomerang. Prendiamo il boomerang e lo lanciamo così. Fatto questo, dobbiamo chiudere, creare questo. Questo è questo per chiudere, in maniera tale che sia aerodinamico il nostro boomerang. Cosa facciamo? Facciamo un triangolo con attenzione che la punta che rimane più distante sia questa. Prendiamo e tracciamo un bel triangolino. La stessa cosa andiamo a fare di qua. Prendiamo la punta, andiamo giù e facciamo un triangolino. Fatto questo, occhio a come siamo messi qua. Abbiamo qua un pezzettino libero e qua invece un pezzettino fatto su caramella. Questo libero lo segniamo così da parte e sarà la nostra chiave che va a chiudere il tutto. Ok. Invece quest'altro dentro, noi entriamo all'interno, apriamo un po' questa caramellina, prendiamo questi triangolini e li andiamo a ripiegare così all'interno. Ok? Bene? Chiuso questo triangolino così all'interno, noi andiamo vicino e andiamo a inserire quello che era il nostro pernettino libero, così a chiudere il nostro boomerang. E il boomerang è chiuso. Andiamo dall'altra parte a fare la stessa identica cosa, quindi se non hai capito ancora, adesso ti faccio rivedere di nuovo quello che devi fare. Abbassi giù il triangolino, questo su, e andiamo. Qui abbiamo fatto una taschettina, dentro la quale andremo a mettere questo triangolino. Facendo questo, blocchiamo il tutto e diamo rigidità al sistema interno. Il boomerang è fatto. Vola questo boomerang? Assolutamente sì. Lo lanci,
e ritorna indietro. È aerodinamico, quindi fai il tuo lancio, ritorna indietro. Vuoi vedere effettivamente come vola il boomerang? Beh, ti invito a costruire il boomerang. Fai il tuo boomerang, e se hai una fotocamera, anche un cellulare che fa video, carica il tuo video su YouTube come video di risposta a questo. Aspetti i tuoi video di risposta e buon divertimento con il boomerang origami.